piacere per Paolo. Ci non potevamo. Ciao, come stai? Grazie di stare qua. Facciamo Dimmi dove sono le vite. Luigi! Luigi, andiamo al governo, dai! Maurizio! Forza ragazzi, qui, qui ci siete tutti. Maio! Okay. Oggi è messa l'ipotesi del voto il 29 luglio. Io spero che si possa andare al voto il prima possibile, però riconosco pure che questa è una situazione veramente difficile per il Paese. Noi volevamo fare un governo del cambiamento anche per rassicurare i mercati. Non ci è stato permesso e questo ha creato dei grossi problemi, perché come vedete lo spread sta salendo e i livelli della borsa non è che stiano andando bene. Quindi io voglio dire due cose qui: ferma restando la volontà di andare a votare il prima possibile, resta la nostra disponibilità a collaborare anche col Presidente della Repubblica, mantenendo una posizione coerente ma collaborativa per riuscire a risolvere quella che è l'attuale crisi che stiamo vivendo. Una crisi che di certo abbiamo generato noi. Niente più impicci. Voglio dire anche che se i mercati hanno paura che l'Italia esca dall'euro, è perché qualcuno ha fatto girare questa cosa, che questo governo voleva uscire dall'euro. Ma la nostra volontà non è mai stata quella. Per quanto riguarda l'impeachment, prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone, ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare, ci vuole la maggioranza. Per tutto il resto, ripeto, ci sarà alleanza il governo del cambiamento poteva essere una grande occasione anche per rassicurare i mercati. Noi siamo a disposizione con una soluzione ragionevole ma coerente con quello che abbiamo fatto fino ad ora. Senta, lei riparte da Napoli perché in qualche modo Calma, hai salutato? Quinta Luigi! Ciao ragazzi! Calma! Buonasera, grazie a tutti di essere qui, grazie a voi. Grazie perché avete bisogno di parlare, avete bisogno di dirvi un po' di cose. Ma non puoi salire!
Lazio. Lui sì. Tranquillizziamoci un attimo, qui ci sono le spinte di persone. Ok, fermatevi un attimo. Cioè, sono sempre i nostri, però ci creiamo casino solo noi. Grazie di essere qui. Io ho voluto essere qui a Napoli per parlare prima di tutto alla mia gente, quella gente che ci ha dato un grande sostegno in questi anni e per cui io vi ringrazio, perché l'affetto della mia terra è quello che mi porto sempre nel cuore. Ogni cosa che faccio a Roma, che ho fatto in questi 5 anni in Parlamento e che abbiamo fatto in questi 80 giorni. Sono stati 80 giorni in cui abbiamo cercato con tutte le nostre forze di dare un governo a questo paese. Eravamo arrivati a tanto così e ci è stato impedito. E questa cosa la si è giustificata dicendo che non si voleva far partire quel governo perché una persona non rassicurava i mercati. La domanda che vi faccio è: come stanno i mercati oggi? Come sta lo spread oggi? Come sta la borsa oggi? Il vero grande rammarico di tutta questa storia è che per 80 giorni abbiamo lavorato e voi avete avuto una pazienza come cittadini italiani infinita, perché immagino che non se ne potesse più di consultazioni, di tentativi, di contratti. Voi avete i vostri problemi, che non è che sono sempre gli stessi, peggiorano ogni giorno che passa, e quei problemi dovevamo risolverli e dobbiamo risolverli il prima possibile. In questi 80 giorni ci siamo seduti ad un tavolo, abbiamo scritto un contratto di governo. E quella è la vera ragione per cui non si vuole far partire questo governo. Perché in quel contratto, come prima cosa, la più scema delle cose, chiamiamola così, come diciamo noi, era il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro, non solo ai politici, ma pure a qualche funzionario, qualche alto funzionario che ha brigato per far saltare questo governo negli ultimi giorni. In quel contratto c'era l'acqua pubblica, ci dovevamo riprendere la nostra acqua che è finita nelle mani della politica, di qualche società privata e di qualche multinazionale. In quel contratto c'era il reddito di cittadinanza per chi non ha lavoro, per ridargli lavoro, per ridargli l'occasione di poter lavorare. In quel contratto c'è la pensione di cittadinanza, che significa che se l'Europa ci dice che la soglia di povertà in Italia è 780 euro al mese, sotto quelli non riesce a vivere, non ha nessun senso dare una pensione minima ad una persona sotto i 780 euro al mese, e la pensione di cittadinanza è questo. In quel contratto c'era, e ve l'avevo promesso, l'abolizione della buona scuola, che abbiamo messo lì dentro per ridare dignità agli insegnanti del sud, per ridare la dignità ai nostri insegnanti. In quel contratto c'era l'eliminazione della legge Fornero, e c'era un'altra cosa importante che mi stava tanto a cuore e che avevano accettato. C'è e c'era la meritocrazia nella sanità, che significa mai più manager della sanità nominati dalla politica. Io voglio andarmi a curare in un ospedale al cui capo ci sia un manager che deve ringraziare il suo curriculum e non un politico o il presidente di regione per stare lì. Il contratto di governo che abbiamo scritto era un impegno per gli italiani da realizzare, e io lo voglio realizzare, a maggior ragione se hanno detto no ad un governo votato dagli italiani e poi hanno detto sì ad uno che non c'ha né un voto tra gli italiani e né un voto in Parlamento. Perché con tutto il rispetto per questo Cottarelli, si candidasse prima, prendesse qualche voto e poi vediamo se può venire in Parlamento a chiedere la fiducia.
Io non voglio Monti bis e non voglio nessun governo tecnico, perché non abbiamo preso 11 milioni di voti per favorire un governo tecnico. Ed è per questo che una volta visto che avevamo il 33% e non il 40%, abbiamo cercato non un'alleanza, abbiamo cercato un tavolo in cui scrivere le cose per voi. È una cosa credo che vada riconosciuta al movimento, che abbiamo cambiato il modo di formare i governi, perché tutti volevano parlare delle poltrone, ma noi li abbiamo costretti a parlare delle questioni che vi riguardano e noi gli abbiamo detto diteci che cosa volete fare, gli abbiamo detto scriviamo nero su bianco le cose da fare per gli italiani e poi le firmiamo come un contratto, come si fa tra due che non si fidano e devono fare un contratto per affidarsi qualcosa, in quel caso era l'Italia ed è l'Italia. E che cosa è successo? Cioè avevamo fatto una squadra di governo, guardate, è folle tutta questa storia, eravamo arrivati al Quirinale, avevamo individuato una persona, Giuseppe Conte, che è un professore ma soprattutto è stato un avvocato che ha difeso tanti consumatori truffati dalle multinazionali, truffati da tutti quei meccanismi di raggiro che vivono tante persone. Noi lo conoscevamo da tanto tempo, era un amico del movimento ma soprattutto un amico del popolo italiano. E avevamo dato la lista dei ministri, al Movimento 5 Stelle andava il Ministero dell'Ambiente col generale Costa, quello che aveva combattuto la terra dei fuochi, andava al Ministero dell'Ambiente. Avremmo avuto il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero della Giustizia, io ho preteso per me e quindi per questa terra il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per rimettere a posto una volta e per tutte il problema del lavoro, della disoccupazione, ma anche dei commercianti, degli imprenditori. Avevamo ottenuto tanto e c'erano tutti i nomi. Immaginate, Conte è andato con la lista dei nomi al Quirinale e mi si è detto che il ministro dell'economia, che non era né leghista né del Movimento 5 Stelle, era uno che aveva fatto già il ministro sotto il governo Ciampi, non andava bene perché nel suo libro qualche anno fa aveva scritto che qualora le cose in Italia andavano così male, allora andavano male, oggi vanno male, si poteva uscire dall'euro come piano C, D, non come il piano A. E questa cosa avrebbe destabilizzato i mercati. Ma non è questo il punto è che non è che non andava bene questo Savona, che come magari molti senza mancargli di rispetto neanche conoscevano prima di questa vicenda, è diventato un simbolo. Ma non andavano bene tutti quelli come lui. Perché avevamo individuato questa persona? Ve lo voglio spiegare perché è molto importante. Perché noi dovevamo fare reddito di cittadinanza, superamento della Fornero, la riforma del fisco, dovevamo mettere soldi nel welfare, che significa che quando nasce un bambino in Italia, quella famiglia deve avere gli stessi aiuti che ci sono in Germania e in Francia quando nascono i figli. Avevamo messo in questo contratto un progetto che prevedeva tanti interventi economici, ma per ottenerli dovevamo andare ai tavoli europei con gente con gli attributi che ricontrattasse alcune condizioni, perché senza far nulla in questi anni, senza far nulla la politica, senza chiedere nulla, si è fatta rubare soldi a vantaggio di altri paesi. Noi dovevamo andare lì e dire vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno, ne rientrano soltanto 12, abbiamo il diritto di avere fondi per il reddito di cittadinanza, per una riforma strutturale del fisco, per superare la legge Fornero e per fare le infrastrutture al sud, perché in alcune regioni non ci sono neanche le autostrade e mi vengono a parlare della TAV Torino-Lione che deve servire per portare a Lione ed è stata progettata 30-40 anni fa. Ma dovevamo ricontrattarle a livello europeo queste cose. E ci è stato detto che le persone come lui non andavano bene e invece andavano bene quelli che magari erano organici ai partiti ma non avevano nessuna esperienza di tavoli europei. E allora io sono venuto a dirvi questo, qui il punto non era Savona, il punto erano tutti quelli come lui. Perché? Perché ci hanno fermati quando stavamo andando a mettere le mani lì dove potevamo andarci a riprendere i nostri soldi, cioè ai tavoli europei a ridiscutere i trattati, non per uscire dall'euro, non per uscire dall'Europa. Queste sono balle che sono state messe in mezzo.
Noi non volevamo uscire dall'euro, ma volevamo andarci a riprendere il diritto sacrosanto dell'Italia, che è un paese fondatore dell'Unione Europea e che gli dà 20 miliardi di euro delle vostre tasse, e rivolevamo indietro quei soldi con gli interessi per finanziare le misure per i diritti sociali degli italiani. Questo volevamo fare. Allora io vi dico che ho toccato con mano qual è il vero problema. Il problema non è che non ci volevano far arrivare a quei tavoli perché c'è qualcuno di cattivo. Guardate, il problema non è neanche contro il Quirinale, perché altrimenti sbagliamo qual è l'obiettivo. Qui il vero grande problema è che dobbiamo decidere se i ministri li devono scegliere i cittadini italiani che vanno a votare, o qualche agenzia di rating, qualche banca europea o la Germania. Oggi c'è un tizio di cui non voglio fare neanche il nome, straniero, dell'Unione Europea, che si è permesso di dire che i mercati insegneranno all'Italia come votare. Ma come ti permetti? Noi sappiamo bene come votare, e infatti avevamo votato e avevamo espresso un governo eletto dal popolo, non di Volta Gabbana, di traditori del mandato elettorale. Io sono molto arrabbiato perché il governo era pronto, e non è stato semplice, perché noi e la Lega siamo due forze alternative, su tante cose non siamo d'accordo. E io sono un cittadino del sud e non ho dimenticato quello che ha fatto la Lega, quindi non è che io mi sono seduto a quel tavolo a cuor leggero. Non mi sono seduto a quel tavolo a cuor leggero. Sapevamo quali erano le difficoltà, ma in tempi record abbiamo creato un programma e ci siamo ritrovati sull'abolizione della Fornero, sull'abolizione della buona scuola, sul reddito di cittadinanza, sugli aiuti alle famiglie che fanno figli, sugli aiuti alle imprese, sul superamento di alcune opere inutili. Ci eravamo ritrovati su tante cose. Poi ci siamo ritrovati anche sui nomi. Conte come Presidente del Consiglio, io ho fatto un passo indietro, ho detto se il punto è realizzare quelle cose nel programma, e allora la mia più grande soddisfazione sarà portare al governo il nostro vero leader, che è il programma elettorale, quello che hanno votato gli italiani con 11 milioni di voti. Avevamo trovato i ministri, e non vi dico la fatica, per riuscire a far quadrare tutto, a fare una trattativa. Noi stavano a cuore i temi dell'istruzione, dei beni culturali, delle infrastrutture, della giustizia, dell'ambiente, li avevamo ottenuti, il lavoro. Io avevo già pronti due provvedimenti. Uno che era il salario minimo orario, che significa che non puoi pagare una persona quanto cavolo ti pare. Se uno ha lavoro deve avere un salario minimo per cui viene pagato. Come ministro del lavoro e dello sviluppo economico avevo pronto questo provvedimento, che fa in modo che quando questi ragazzi in bici consegnano le pietanze a domicilio non li puoi pagare 5 euro al giorno, gli devi dare almeno 8 euro all'ora, e d'ora in poi nessuno può guadagnare meno di quella cifra. Come avevo pronto un altro provvedimento, che era quello che diceva che tutte le aziende che in Italia prendono soldi dallo Stato non se ne possono più andare in Polonia, in Romania o in Turchia e lasciare a casa i dipendenti. Erano due provvedimenti a costo zero che avrebbero cambiato la qualità della vita di tanta gente, e forse per questo ci hanno fermati. E quando dico ci hanno, io non individuo il nemico, come ho detto, nel Quirinale. Io individuo il nemico in tutto un apparato di potere che si muove intorno a questi palazzi e che come prima cosa avrebbe perso la tensione d'oro. Non faccio nomi, ma ci siamo capiti, perché sono sempre gli stessi che provano a sabotare un processo democratico dei cittadini che portano avanti delle battaglie. E poi non era una cosa da poco, questo era un governo votato dal popolo, magari inaspettato, ma votato, perché non si basava su gruppi parlamentari di gente che si era cambiata la casacca. Non c'era un solo Volta Gabbana in questo governo, e questo significava portare quelle istanze arrivate dalla popolazione da nord e da sud al governo. Non c'è stato permesso, perché le agenzie di rating erano preoccupate, perché le banche erano preoccupate e perché la Germania era preoccupata. Allora se oggi noi siamo qui con un motto che il mio voto conta, il mio voto conta perché ci devono dire chiaramente se possiamo tornare a votare e scegliere, o ci stanno prendendo in giro quando andiamo a votare. Ma ce lo devono dire chiaramente, e ce lo deve dire l'Unione Europea,
e ce lo deve dire tutto quel mondo delle banche, delle agenzie, che dovrebbe seguire la politica e non sopraffare la politica. Abbiamo parlato per anni di primato della politica. Questa è la battaglia delle battaglie, perché se decidiamo che d'ora in poi, siccome ci sono degli indici che cominciano a ballare, quel ministro non si fa, quel governo non si fa, e allora è finita. Perché io l'ho detto e me ne prendo la responsabilità, non era solo Savona. Sono stati fatti per venire altri nomi e non andavano bene. E non andavano bene perché erano sempre persone che erano state critiche sull'euro e sull'Europa, ma non perché volessero uscire dall'euro, semplicemente perché siamo tutti critici su questa Europa, tutti la vogliamo cambiare, soltanto che vogliamo cambiarla portando il peso dell'Italia a quei tavoli. Ora, io voglio lanciare anche un messaggio estensivo, perché queste sono ore difficilissime. Io non so se siete stati aggiornati, ma Cottarelli è andato al Quirinale e se ne è tornato un'altra volta. Perché? Ma perché? 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 Perché in Senato, oggi pomeriggio, qui ci sono i nostri senatori, deputati, io li ringrazio tutti, poi siamo tantissimi in campagna, ve l'ho detto, sono noi parlamentari qua, praticamente. Ebbene, abbiamo in Parlamento con Danilo Toninelli, prima, abbiamo aperto la discussione, perché abbiamo detto, se non si può fare un governo eletto dal popolo, allora ridiamo la parola al popolo italiano e vediamo quanto prendiamo a sto giro. Vediamo che cosa dice il popolo italiano. E allora che cosa è uscito? Fatemi sentire. Abbiamo fatto una sola cosa, in Parlamento, al Senato, abbiamo detto una cosa molto chiara, abbiamo detto portateci al voto, non ci fate arrivare questi governi, tanto la maggioranza non ce l'hanno. E la cosa interessante è che non c'è stato un solo gruppo parlamentare in Senato che abbia detto noi sosterremo Cottarelli, ma neanche uno, cioè questo non è che non ha neanche un voto nel popolo italiano, non c'ha neanche un voto in Parlamento, perché adesso lo sanno in un modo o in un altro che se fanno partire un altro governo tecnico qui alle prossime elezioni non prendono zero, prendono meno 10, meno 20, meno 30. Allora io da qui, da Napoli, davanti alla mia gente lo voglio dire, una maggioranza c'è in Parlamento. Fatelo partire quel governo o ridate la parola agli italiani, ma di mezzucci è inutile che ne parliamo, di governi tecnici, di governi neutrali, di governi di transizione, perché poi quella gente lo sappiamo come fanno, come si dice da noi, trase nei sic e si mette nei piatti, poi per il TV straniero lo traduciamo. Sappiamo che cosa significa, ce lo siamo sempre detti. Facciamo partire le quattro giornate, allora, di Napoli! O si parte o si vota! La maggioranza in Parlamento c'è! La maggioranza in Parlamento c'è, se si vuole risolvere questa crisi e si vogliono rassicurare gli spread di mercati, si faccia partire un governo votato dal popolo italiano che ha già un programma chiaro. E in questo programma però deve essere chiara una cosa, che qui non è che non si vuole il tuo voto, ha ragione, ma il tema vero di tutta questa storia è che se un governo si vuole fare, la maggioranza c'è in Parlamento, altrimenti si fa votare. Ma non credete che ci ritroveremo nella stessa situazione? Allora veramente qui deve essere chiara una cosa, perché è la più importante di tutte e deve essere chiarissima. Qui se si va a votare di nuovo, le forze politiche che stavano facendo questo governo prendono ancora di più,
e ancora una volta sarà proposto lo stesso governo, perché non è che noi qui pensiamo di poter sperare che il Movimento 5 Stelle sparisca dalla circolazione. Non mi pare, vedendo questa piazza, che sia scomparso o si sia attenuato l'entusiasmo. Io ovunque vado in Italia mi dicono tutti: non mollare, vai avanti e continua. E io non mollo, e sapevo che non mi avreste deluso, io lo sapevo che non mi avreste deluso con questa piazza, e vi ringrazio, ringrazio chi l'ha organizzata in 24 ore. Però io ho bisogno di voi adesso. Io ho bisogno di voi per due cose. Dobbiamo smentire delle menzogne, prima di tutto. Si utilizzerà la cosa dell'euro per impaurire le persone. Io ve l'avevo detto in campagna elettorale. Andavamo in Europa a cambiare le cose, ma nell'ambito dell'Unione Europea e monetaria. Adesso si sono inventati questa cosa dell'euro, che irresponsabilmente sta creando problemi sui mercati. Per riuscire a risolvere questa questione, o si fa partire il governo o si va a votare, ma dovete darmi una mano a smentire questa balla, perché adesso si dirà che non ci hanno fatto partire il governo perché volevamo portare l'Italia fuori dall'euro, e così si sono tutelati i risparmi degli italiani. I risparmi si tutelavano rinviando al mittente i decreti sulle banche che hanno mandato sull'astrico centinaia di migliaia di italiani. Centinaia di migliaia di italiani. I risparmi si tutelano bloccando la buona scuola e permettendo a un insegnante che qui può campare ancora di non andare a Brescia, dove il costo della vita è il doppio. I risparmi degli italiani si tutelano aumentando le pensioni o dando un reddito a chi perde il lavoro. E si possono fare tante cose, si possono fare. Così si tutelano gli risparmi, e quindi coloro che lavorano non lavorano. E la seconda cosa... Noi dobbiamo proseguire con questa battaglia, che il mio voto conta, e lo dobbiamo raccontare, perché se questo voto conta, allora andiamo a votare. Però per farlo abbiamo bisogno di un simbolo, che non è la bandiera del movimento, che non sono io, non è il Movimento 5 Stelle, è la bandiera italiana, perché nella nostra bandiera ci sono i colori dei nostri valori, e i nostri valori si fondano sulla democrazia. E la democrazia dice che la sovranità appartiene al popolo italiano, non tedesco. Italiano. Io non credo mai che il Movimento 5 Stelle sia stato un movimento irresponsabile, perché noi con le piazze democratiche e pacifiche e con un movimento democratico che parla di democrazia diretta abbiamo impedito che la rabbia diventasse odio, perché siamo arrabbiati, ma non abbiamo mai odiato nessuno. Siamo arrabbiati per le condizioni in cui siamo e stiamo cercando di fare il possibile per migliorarle democraticamente. Ma se ci dicono che la democrazia è sospesa e che la democrazia è una finzione, e allora inizia un bel problema. Inizia un bel problema, perché la gente comincerà a pensare che andare a votare non serve più a nulla, e forse a quello ci vogliono portare, e io non lo permetterò, e il movimento non lo deve permettere. Quindi coinvolgete quanta più gente, per due cose. Una, la campagna di questi giorni, il 2 giugno, la festa della Repubblica la festeggiamo noi a Roma in una piazza pacifica, in cui ricorderemo che abbiamo avuto un mandato preciso dagli elettori, che è quello di andare al governo, e ci vogliamo andare. E poi lo faremo tornando al voto, se ce ne sarà bisogno, per cambiare veramente tutto. E lì abbiamo bisogno dell'atto finale, perché non siamo riusciti ad arrivare al 40% alle ultime elezioni politiche, però adesso dobbiamo coinvolgerli quanti più possibile, perché io sono sicuro di una cosa, che dietro questo blocco di questo governo ci sono sempre quei due o tre personaggi che in questi anni si volevano mettere insieme, si sono messi insieme e si erano fatti una legge elettorale per mettersi insieme, ma voi li avete puniti. Lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, e non sarà un caso che
quelli che avevano fatto il patto del Nazareno, che si erano messi insieme per fregare noi, stavano finendo all'opposizione, e quelli che il patto del Nazareno non l'avevano fatto sono finiti in maggioranza, solo che questa maggioranza è arrivata al Quirinale ed è stata respinta. E chiedo a tutti di prendersi le proprie responsabilità, perché in questi giorni ho sentito di minacce al Presidente della Repubblica, di violenze, di ipotesi. Noi siamo un popolo pacifico e siamo sempre stati pacifici e democratici. Gli antidemocratici sono quelli che ci hanno fregato in questi anni, non siamo noi, e dobbiamo restare così. Le prossime ore saranno importantissime. Noi ci siamo come Movimento 5 Stelle per risolvere questa crisi, ma con coerenza. Qualcuno dice: ma non c'era un altro nome a parte Savona? Ne abbiamo presentati, ma non è quello il punto. Il punto non è l'altro nome tranne Savona, sono quelli che hanno una posizione critica. Allora, noi siamo pronti a rivedere tutta la nostra posizione, nel senso che se abbiamo sbagliato qualcosa, ne dubito, lo diciamo. Ma adesso si rispetti la volontà del popolo e vedrete come poi lo spread scende e si risolvono i problemi finanziari, perché ci andiamo a parlare con gli investitori e gli raccontiamo che l'Italia la vogliamo salvare, non la vogliamo ammazzare, la vogliamo salvare, la vogliamo salvare. Io adesso sarò un po' con voi, stiamo un po' insieme adesso, non me ne vado subito, però vi dico anche che abbiamo bisogno di voi. Non possiamo pensare di demandare tutto a poche persone che stanno in un palazzo a Roma. Non saranno i 300 parlamentari del movimento a risolvere il problema, saranno piazze come queste con tanta gente che ci darà forza, coraggio e divulgherà le informazioni, perché questo governo io ero e sono motivato a farlo per una semplice ragione: perché avevamo tutti contro, non c'era un giornale che ne parlava bene, non c'era un telegiornale che non ci attaccava, non c'era un eurocrate che non ci attaccasse. E questa roba ti motiva, perché quando vedi che quelli sbagliati ti attaccano, e allora forse sei sulla strada giusta. Ed è questo quello che dobbiamo sempre ricordarci. Statemi vicino e stateci vicino, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie, 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 grazie. Forza! Non mollare, 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 non m